è tantissimo tempo che non registro un haul, ma perché solitamente non faccio shopping tutto in un giorno, ma un giorno compro una cosa, l'altro giorno ne compro un'altra e quindi poi metto nell'armadio e mi dimentico di farvi vedere le cose. Invece in questo periodo ho fatto qualche acquisto perché avevo voglia di acquistare, sono sotto esami, quindi l'unica mia gioia è acquistare. Vi faccio vedere qualcosa che ho acquistato io e qualcosa che invece mi è stato inviato da Runway e Shinside, che per me sono i due siti per eccellenza, sono i siti che in assoluto vi consiglio di più fra gli shop online, sia per la qualità che per la professionalità, fanno proprio ciao a tutti gli altri siti online, quindi se vi devo consigliare qualche sito vi consiglio assolutamente questi due, infatti dopo vedrete anche le cose belline che ho preso. Prima di iniziare però vi dico altre due cosine, innanzitutto seguitemi su Periscope perché ho creato l'account Periscope ed è da 2-3 settimane che faccio live in ogni dove, in ogni quando, in cui rispondo alle vostre domande, ai vostri commenti, vi saluto, insomma, è molto carino come social network barra app, quindi mi farebbe piacere mi seguisse, che così, insomma, facciamo delle live in cui parliamo un po' di più del solito. Oltretutto, se attivate le notifiche, ogni volta che faccio una live vi viene la notifica, quindi saprete sempre quando sono online, in live, insomma, avete capito. Seconda cosa, devo trovare una soluzione perché con questa luce d'estate si muore di caldo, infatti in tutti i miei ultimi video sono lucidissima perché appunto sto morendo di caldo, non so come devo fare perché sto per impazzire. Ultima cosa per i più appassionati, io non ho tutta la mia ferramenta al braccio e vi starete chiedendo ma perché Carla ha tolto i bracciali che non li toglie mai neanche per dormire, neanche per farsi la doccia? Perché l'altro giorno ho cucinato per una puntata di ricette dedicate alla mia 8 Gran Torino di Pasta & Company che pubblicherà sulla sua pagina Facebook il mio video, non so ancora quando, quindi seguitemi su Facebook che così io vi aggiorno per questa puntata in cui io cucino, in cui mi vedrete cucinare, in cui mi vedrete all'opera. Oddio. Se volete seguite anche la pagina Facebook di Pasta & Company, di cui vi lascio il link giù nell'info box, così potete vedere la mia puntata e la puntata di tanti altri blogger, youtuber, insomma, torinesi. Mi appunto i capelli perché altrimenti oggi sclero perché ho troppo caldo. Adesso apro anche la finestra perché non posso resistere. Iniziamo da un completo che ho preso da Pull&Bear. Io solitamente non compro da Pull&Bear perché insomma non rispecchia molto il mio stile, però questo completo mi piaceva molto. Composto, diciamo, da me, da questa maglietta molto carina che sembra bianca, semplicissima, però ha delle impunture qua particolari, sul fondo un po' il peplum, spero vediate bene, altrimenti vi avvicino. Eccola qui, carina. E poi questa gonna lunga, bellissima, gialla. Non trovate che sia meravigliosa? Mi piace tantissimo, veramente, poi questo giallo d'estate è perfetto. Da Runway poi ho preso questa maglietta che è troppo bella, così magari non sa di niente ma addosso è meravigliosa, soprattutto per la particolarità delle maniche. Ha queste maniche fatte come delle ali di farfalla e addosso sta veramente benissimo, è stra particolare, indossata poi con qualche collana lunga e wow, questa maglietta, wow. Sotto vi lascio il link così magari potete vederla anche indossata e potete vedere i prezzi perché non me li ricordo. Sempre da Roma ho preso una cosa strabella, stra particolare che sicuramente non capirete, è una cosa molto me, quindi sotto vi lascio sempre il link perché la foto nel sito è molto reale e quindi capirete sicuramente meglio se non mi si sgancia dalla pendina. È un pantalone largo, molto largo. Da questa parte la gamba è più corta, da questa parte la gamba è più lunga. Un pantalone asimmetrico, molto particolare, addosso sta benissimo, messo a vita alta. È un tessuto un po' invernale, infatti non potrò metterlo d'estate perché veramente tiene tanto caldo, però per l'autunno, per l'inverno è spettacolare, qualcosa di magnifico. Da Shinside ho preso altre cose altrettanto belle, come per esempio questo pantalone, che è un pantalone a vita altissima, come vedete appunto la vita è proprio tanto alta, arriva sopra l'ombelico, tutto strappato, non vedrete niente. Eccolo qui, tutto con questi strappi sulle ginocchia, è quasi squarciato, mi sta benissimo addosso, ho azzeccato al 100% la taglia, mi sembra di aver preso una M e sembra mi sia cucito addosso, mi sta veramente bene e infatti probabilmente ne prenderò poi un altro, di un altro colore.
sempre da Shinside ho preso questo completo. Sapete adesso quanto vanno di moda questi completi coordinati, e la fantasia mi piaceva tantissimo. La maglietta è abbastanza crop con lo scollo a V, ha questa fantasia bianca e nera con sopra tutti questi fiori, guardate quanto è bella, e appunto sotto c'è la gonna coordinata. Anche questo completo mi sta perfettamente, questa volta ho preso una L perché avevo paura la M mi stesse troppo piccola. In realtà la maglia è un po' larghina, nel senso, più che larga è un po' lunga. Mi sarebbe piaciuta leggermente più crop, in modo da far vedere un po' più la pancia, ma poco male, la faccio accorciare dalla sarta. Sono stata da Terranova e ho comprato questa camicetta che è veramente semplicissima, ma è costata tipo 7 euro. È a manica lunga, sì, ma perché la settimana scorsa non c'era questo caldo, faceva ancora freschino, non sapevi come vestirti, era quella stagione di mezzo. Adesso è uscito il caldo del deserto e sto per morire io. Questa camicia comunque è molto carina, anche se molto semplice. Ho preso una L perché volevo fosse molto larga e mi piaceva il fatto che fosse trasparente, perché poi da Terranova ho comprato due top che metto sotto alle cose trasparenti o sotto alle cose di pizzo, insomma, per non uscire con il reggiseno, perché non è proprio un effetto che non mi piace, una cosa che odio personalmente. Quindi ho preso questi corpetti che stanno benissimo sotto alle cose trasparenti o sotto alle cose di pizzo. Questo è nero e questo è bianco, mi piacciono da impazzire. Questi sono costati 7,99 euro l'uno. Infine concludiamo con Urban Design, che è un negozio che si trova nel centro commerciale della metro Fermi qui a Collegno. Ho preso questa gonna molto particolare, anche questa simmetrica, infatti di qua è più corta rispetto a di qua. È bianca e nera e non è lunga fino ai piedi ma fino alle caviglie, quindi sta molto bene per esempio con le scarpe da ginnastica o per esempio con le Stan Smith, perché alla fine ci sono cascata e voglio le Stan Smith dell'Adidas, soltanto che non si trovano più da nessuna parte, anche perché voglio quelle da bambino, perché ho il 36, spendere onestamente 40 euro in più per nessuna differenza, boh, non ho voglia, quindi voglio quelle da bambina e non si trovano più da nessuna parte. Comunque, molto bene, prima o poi le troverò. Poi ho preso questa maglia bellissima, stupenda, fantastica, a righe con la scritta POW, che credo voglia dire POW della pistola, con tutti i brillantini, no, in realtà non sono brillantini, ma sono tutte paillette, tutte applicazioni, e sotto ha appunto un altro tessuto, simil raso, che rende appunto la maglia lunga lunga lunga. Si può mettere secondo me anche con i leggings, anche se d'estate non utilizzo tanto i leggings, però si può mettere in tantissimi modi diversi, è versatilissima, mi piace da morire. Infine questa, che è il top del top, è bellissima, ha tutte queste frange davanti di simil pelle ed è alla fine una semplicissima camicia nera, però appunto ha questi dettagli in pelle che mi fanno impazzire, perché anche d'estate io non riesco a rinunciare alla pelle, cioè alla simil pelle. Infine questa, che potrà sembrare uno straccio perché è da lavare e da stirare, però è molto carina, è molto simile a quelle che si vedono ultimamente da Bershka, da Pull&Bear, da Stradivarius, è molto boho, molto hippie, carinissima da lasciare così, larga, sopra un jeans, carinissima anche da stringere in vita, così. Carina, carina. Sicuramente ve la farò vedere bene in qualche outfit, in qualche lookbook, che spero di riprendere presto, perché adesso sono un po' impegnata, quindi non riesco a fare questi video impegnativi, ma più avanti sicuramente sì, non vedo l'ora di avere il tempo per girarli. Eccoci qua, io caldissimo, sono più sfatta che mai, spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!